promettere loro, noi non gli crediamo, noi non crediamo ormai più a nessuno, cioè i territori non credono più a niente, perché le parole fino ad ora si è riempito il mondo intero, ma di fatti non sono mai arrivati. Quindi per quanto ci riguarda, noi già domani, alle 10, qua ci saranno due pullman che porteranno tutto il consiglio comunale, consiglieri, assessori, chiunque voglia venire, qualsiasi cittadino, comitato, perché creeremo una sede distaccata del comune e delle case, metteremo la nostra presenza fissa là, perché vogliamo vedere tutto quello che accade e dovranno passare, lo dico senza retorica, sui nostri corpi per entrare all'interno di quelle case. Non consentiremo a nessuno di entrarci, non consentiremo assolutamente che questa scelta scellerata si possa compiere su questo territorio. Quindi già da domani una sede distaccata del comune, e io personalmente ci starò tutti i giorni, mi trasferirò in questa sede a Via Spinelli, una presenza costante e continua in quella zona, in modo che creeremo una sorta di sentinella fissa in quella zona. Poi insieme decideremo tutto quello che dobbiamo fare, mi pare ovvio e naturale che prepareremo anche una grande manifestazione in questa città, una sorta di shock, ragioniamo, anche perché la notizia è di ieri, quindi è ancora molto fresca, siamo soltanto in questo momento estremamente incazzati, siamo preoccupati ma decisi, e questa nostra decisione si manifesterà anche con atti concreti. Non consentiremo mai che questo accadrà sul nostro territorio. È una città nella quale siamo venuti ad abitarci, molti ci sono nati, è una città nella quale vogliamo rimanerci, ci stanno i nostri figli, non ce ne vogliamo andare. Se dovessero mettere questa discarica, vorrebbe dire che questa città creerà una sorta di fuggi-fuggi generale, perché non sarebbe più una città dove viverci, ma sarebbe soltanto una città dove portarci la spazzatura. Bene, io credo che non ho più null'altro da aggiungere, perché credo che la cosa principale in questo momento sia che parliate voi. Quindi chiunque vuole intervenire, in maniera più corretta, senza fare delle affermazioni, non ti può rispondere anche in maniera corretta. Chiedo scusa,
Come fa? Giusto. Ma guardi che legame, bene o male, è stato una vicina all'altra, o la terza o la quarta. Se io sposto la sede là, già un atto politico importante. E per quanto riguarda la città, io pensavo che ti avevo un ringraziamento per aver spostato una sede distaccata del comune là. Ma il ringraziamento poteva venire nel momento in cui lei in prima persona si era messo lì sopra a vedere se veniva bonificata quelle cave che sono sotto sequestro. Ma guardi, poi come sono... Mi scusi, non è stato interrotto quando ha parlato. Se permette democraticamente, lasci finire ancora. E come mai sono state vendute delle cave sotto sequestro? Chi l'ha dissequestrato? Come primo cittadino avrebbe dovuto interessarsi di questo e far presente che sono cave sotto sequestro. Per cui vanno prima bonificate e poi, semmai, fatta la discarica. Allora, per quanto concerne quelle cave, chi è che ha fatto aprire un tavolo di concertazione in prefettura dal prefetto Panza sulla bonifica di quelle cave? Sono stato io. E quelle cave attualmente che stanno sotto sequestro, alcune di quelle cave, sono in attesa di bonifica e i canotaggi su quelle cave già sono stati effettuati. L'informativa di danno ambientale per quanto concerne quelle cave da parte della prefettura è già giunta, nel senso che a detta della prefettura quelle cave con i calotaggi effettuati non creano danno ambientale, quindi la risposta è già data. Cioè, la bonifica, la mia grande preoccupazione è che quest'atto che si è prodotto alla fine rappresenta una sorta di bonifica amministrativa. Quindi può sdoganare un'area che attualmente sarebbe sotto sequestro. Questa può essere anche un'altra preoccupazione, ma in questo momento non credo che sia importante. Noi dobbiamo soltanto ribadire da parte di tutta quanta la città la non volontà di far sì che una di quelle cave possa diventare una discarica. Io volevo chiedere, l'atto politico va bene nel trasferire la sede, ma secondo me ci vorrebbero degli atti legali giuridici, perché ci sono una serie di violazioni. Indubbiamente la prima è quella di Arus, la convenzione che stabilisce che i cittadini devono partecipare prima delle scelte. Quindi, secondo me, il compito dell'amministrazione è individuare tutte le violazioni di legge possibili e fare tutti gli atti di tipo legale, denunce. Per esempio, lei ha detto che indubbiamente dalla cava Pisani i cittadini di Quarto hanno subito un danno. Ebbene, c'è stata appunto una costituzione sia di parte penale che di parte civile per un processo in corso e non so, questa amministrazione si è costituita parte civile o parte penale nel procedimento in corso? Prima che si chiuda il termine, la costituzione.